Ciao amici sportivi e benvenuti qui sul secondo canale. Prima di parlare di Fiorentina-Parma devo farvi vedere questa chicca, perché Kulusevski, patrimonio dell'UNESCO, è diventata una maglietta, esattamente come avevo detto a Bar Sport settimana scorsa. Se vi dovesse interessare acquistarla basta andare sul mio Instagram, la trovate all'interno di uno dei miei post, dai ragazzi di Magic Bomber, chiedete poi informazioni a loro, seguiteli su Instagram e seguite anche a me ovviamente. Parliamo adesso di Fiorentina-Parma. Punto guadagnato, due punti persi, sicuramente per come si è messa la partita alla fine e per la qualità della Fiorentina che ha espresso anche oggi e per gli infortuni che continuano imperterriti ad arrivarci addosso, addirittura anche all'ultimo si è fatto male Pezzella, è dovuto entrare Barilla terzino sinistro e si è vista la difficoltà che aveva su Chiesa, beh, per come si è messo tutto questo, direi un punto stra guadagnato, anche perché ragazzi dovete pensare che siamo in questo momento, guardando la classifica, più 7 dal terzultimo posto, che dovrebbe essere del Brescia, e questa è una cosa positiva. Noi dobbiamo sempre comunque guardare il terzultimo posto, noi dobbiamo arrivare almeno quartultimi, questo è il nostro obiettivo. Poi ovviamente meglio si fa, meglio è, questo è normale, ogni punto in classifica in più è... bisogna guardarlo dal punto di vista dei 40 punti. Una volta fatti i 40 punti penseremo poi eventualmente a divertirci, ma il nostro obiettivo deve essere quello, i 40 punti. Ora siamo a 14, mancano quindi 26 punti, se la matematica non è un'opinione, ma non lo è appunto, quindi mancano 26 punti ai 40, questo deve essere il nostro obiettivo. La partita come si è messa? Si è messa subito, sinceramente, come mi aspettavo. Esattamente come dissi qualche giorno fa, io avevo più paura della partita contro il Verona che della partita contro la Fiorentina, ma non per le qualità del Verona e della Fiorentina, pensando no, il Verona è sicuramente più forte della Fiorentina, non per quello, perché teoricamente a classifica vedremo poi alla fine dell'anno, ma a nomi in campo è sicuramente più forte la Fiorentina del Verona, ma perché per come giochiamo noi a livello di gioco, proprio siamo una squadra contropiedista, abbiamo bisogno per le verticalizzazioni di una squadra che gioca a campo aperto, abbiamo bisogno quindi di una squadra che ci lasci fare il nostro gioco e non una squadra che si chiudi completamente in difesa, e quindi fa molta più paura un Verona che una Fiorentina, e oggi praticamente si è vista questa cosa. Perché si è visto? Perché, intanto mi metto un pochino più a posto così si vede anche un po' meglio la maglietta, e qua dietro tra l'altro è venuta a trovarci di nuovo la mucca Carolina. Perché questo? Perché abbiamo dimostrato appunto che se oggi, porca miseria, avessimo avuto i titolarissimi sarebbe andata probabilmente diversamente, saremmo forse riusciti a portare a casa i tre punti che stavamo effettivamente per portare a casa fino al gol di Castrovilli, ma ovviamente coi se e coi ma non si fa niente, e come disse, diciamo, una nota storia di famiglia che c'entrava con un nonno e con un flipper, ecco, diciamo che coi se e coi ma non si ottiene niente, quindi... diciamo che per come è andata, per come era la formazione in questo momento del Parma, va bene così, io lo accetto questo punto, anzi lo accetto anche perché la Fiorentina in realtà meritava qualcosina in più, perché dal gol in poi, ragazzi, la Fiorentina, ma anche prima in realtà giocava molto bene, ma me lo aspettavo che giocasse la Fiorentina e noi riuscissimo a chiudere gli spazi e poi per partire in contropiede, una partita molto prevedibile da questo punto di vista. Abbiamo fatto così con loro anche l'anno scorso, abbiamo preso 6 punti praticamente, 3 punti a Firenze e 3 punti a Parma, giocando esattamente nello stesso identico modo. Mi aspettavo 3 punti anche oggi, sì, però si è vista la difficoltà, ragazzi, giocare ogni 3 giorni con sempre la stessa formazione, anzi con degli acciaccati sempre maggiori, perché Kučka non sta bene, lo sappiamo, Pezzella non stava bene e si è visto che poi è dovuto entrare Barilla terzino. Abbiamo visto che comunque Caramo subito appena iniziata la partita dopo 10 minuti si è fatto male al ginocchio, insomma, sfortune su sfortune su sfortune. Va bene così, noi sto punto ce lo portiamo a casa perché è d'oro anche perché la Fiorentina ha rischiato più e più volte di riuscire anche a portarsi in vantaggio anche sullo scadere, veramente ho tremato e ho sudato freddo e non avrei potuto dire niente, però se fossero riusciti a segnare, perché era comunque meritato, perché la Fiorentina ha avuto molte più occasioni da questo punto di vista, sebbene comunque Gervinho anche la sua occasione sul finale lo ha avuto, comunque mancavano 10 minuti ma sul finale ha avuto anche lui la sua occasione. Mi è piaciuto tantissimo, migliore in campo per il Parma secondo me Scozzarella, che oggi ha dimostrato veramente di essere imprescindibile, e mi viene da chiedere, ma se Scozzarella, un giocatore che ha sempre giocato in Serie B,
è diventato un regista imprescindibile, un giocatore imprescindibile per il gioco del Parma, io mi farei qualche domanda. Mi farei qualche domanda riguardo di Brugman, riguardo di Hernani, chiederei, ma abbiamo preso questi giocatori che dovevano essere i sostituti di Scozzarella, ma se Scozzarella si è preso sulle spalle la squadra e senza di lui la squadra non si può guardare in campo, mentre con lui risulta il migliore in campo, io cercherei di prendere poi da gennaio giocatori del livello di Scozzarella, con le caratteristiche di Scozzarella più che del livello, magari superiore a Scozzarella, ma con le caratteristiche come Scozzarella. C'è un giocatore che ti gioca sempre la palla in verticale, che corre come un pazzo davanti alla difesa, cercando prima di tutto di essere un incontrista e poi un regista, più che soltanto regista e lasciar correre poi l'azione. È un giocatore molto importante, un giocatore che sta dimostrando di essere un giocatore importante, ma a me va bene anche come titolare, però come riserva, piuttosto che allora Brugman, che è un giocatore che ti gioca più orizzontalmente, c'è bisogno di uno che ti verticalizzi. Vedrà poi Fagiano, sicuramente ne avranno parlato con D'Aversa, perché la pensa esattamente nello stesso modo che vi sto dicendo adesso, perché altrimenti sarebbe titolare Brugman. Invece ha visto e ha capito che Scozzarella in questo momento è imprescindibile. Però mi faccio questa domanda, questo quesito: se Scozzarella è diventato imprescindibile per D'Aversa, per il Parma, qualche domanda su questa cosa me la faremo. A parte tutto, bella partita anche per il nostro Kulusevski, non eccezionale come ci ha abituati, ma comunque grande prestazione lo stesso, perché pensate che è un ragazzo veramente giovanissimo, è un classe 2000, quindi è un ragazzo molto giovane, e si sta dimostrando anche lui un fuoriclasse. Gervinho finalmente è riuscito a segnare, era ora, porca miseria, c'è anche il fantacalcio, quindi tanta roba, era ora che segnasse Gervinho. Mi aspettavo che segnasse anche il secondo gol, non c'è riuscito, va bene così, ci prendiamo sto punto, ormai l'ho detto già 600 volte, l'avete capito. Classifica che ora ci vede comunque a, come ho detto prima, più 7 dal Brescia, quindi più 7 dalla terz'ultima posizione, decimo posto, a me va bene così, sono stra contento così. Ditemi la vostra, io non so cos'altro pensare, cos'altro dire. Sicuramente speriamo di recuperare il prima possibile gli infortunati, gli acciaccati, perché si vede che adesso ormai, ragazzi, abbiamo bisogno là davanti del ritorno di Cornelius, abbiamo bisogno di un centrocampo un po' più folto, si parla di eventualmente di un acquisto di Rodwell, l'ex giocatore del Manchester City, vedremo un po' se si prenderà. Addirittura ci sono voci a Parma di un possibile arrivo di Ibrahimovic, ma io dico, ma che cacchio vi fumate, ragazzi? Calma, calma, davvero, non sparate sti nomi che verrebbe a fare Ibrahimovic a Parma, piuttosto va da un'altra parte, non viene di certo a Parma. Con quali pretese dovremmo prendere uno come Ibrahimovic? Poi magari succede, sarò il primo a dire tanta roba, però vabbè, non credo. Si parla appunto di Rodwell, si parla di un possibile ritorno di Paletta, ma effettivamente, ragazzi, a noi, io ho sempre detto dall'inizio dell'anno, ci serviva un difensore in più, ci serve, l'abbiamo fatto, dimostrato anche adesso, abbiamo dovuto mettere Barilla terzino, dai, ci serve un difensore centrale in più, ci serve. Spero veramente di recuperare gli acciaccati e eventualmente di riuscire a prendere Paletta o vediamo chi altro. Ditemi la vostra di questa partita e faccio i complimenti alla Fiorentina, che è una squadra che a me piace veramente molto. Castrovilli, giocatore incredibile, tanta roba per l'acquisto. Mi sono piaciuti tanto anche il giovanissimo Ranieri, bel giocatorino, mi piace, un 2000 tra l'altro, ha fatto anche un bel mondiale under 20, quindi un bel giocatore. E un casino coso, come si chiama? Venuti, terzino, bellissimo giocatore. Gervinho è partito in velocità, l'ha recuperato come se niente fosse, sembrava Bolt, bellissimo. Io per il dopo Darmian ci penserei su sto ragazzo, veramente secondo me è tanta roba. Complimenti, anche la Fiorentina secondo me aveva i suoi problemi, perché non aveva Ribéry, non aveva Lirola, non aveva anche lei alcuni giocatori, quindi insomma, alla fine va bene entrambe secondo me questo punto. Un po' più stretto alla Fiorentina, ma comunque per la prestazione in generale, ma comunque va bene entrambi, perché magari il Parma, se avesse avuto tutti i giocatori in campo, vabbè, non si può fare sui sequi, ma abbiamo già detto sta roba. Basta ripeterti, Papyrus, stai sotto i 10 minuti, sono la gente rompe le balle, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate tanti like per supportare questa serie, Kulusevski, patrimonio dell'UNESCO, non scordatevelo mai, un saluto, ciao Papyrus, e forza Parma, punto toro.